Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. È importante sottolineare come questo video non sia stato richiesto da Christian Sisto degli Shot and Roll, ma noi lo saluteremo lo stesso a inizio video, così, senza alcun motivo. Quello di questa settimana è uno di quegli argomenti fondamentali che riguardano la filosofia del gioco di ruolo ed è anche uno degli elementi fondanti del Big Model, che è uno dei modelli di studio del gioco di ruolo in generale. Molte parole, poche mazzate in pratica, qui andiamo al di là delle regole del manuale, mettiamola così. È però uno di quei discorsi importanti da fare a cui abbiamo già accennato tangenzialmente in alcuni video precedenti, ma oggi ci dedicheremo l'intero video, quindi mettetevi comodi, prendete anche qualcosa da bere perché probabilmente questo video sarà molto lungo. Oggi parliamo del contratto sociale. Il patto sociale non è un concetto che si applica solo e esclusivamente al gioco di ruolo, anzi è una di quelle cose che regolano praticamente ogni aspetto della nostra vita e riguarda qualsiasi accordo implicito o esplicito tra le persone. Il fatto che voi possiate pagare con i soldi e non barattare merci o prendervi a coltellate e vedere chi ruba la roba è un patto sociale. Il fatto che vostra moglie abbia sempre ragione è un patto sociale. Il gioco di ruolo non fa quindi differenza e, come ogni attività umana, ne ha uno. Quello però che molto spesso cambia per il gioco di ruolo è che la maggior parte dei giocatori inesperti, ma anche non solo inesperti, qua potremmo dire ignoranti, ignora il fatto che un patto sociale esplicito debba essere stabilito. Questa è una di quelle cose che si fanno in una sessione zero, e quindi questo va a causare molto spesso l'implosione di un gruppo di gioco. Sottovalutarlo quindi è una cosa che fate a vostro rischio e pericolo. Però, chiusa questa introduzione, di cosa si parla nei fatti quando si parla di patto sociale nel gioco di ruolo? Praticamente tutte le decisioni che vengono prese riguardo allo svolgimento della quest o della campagna riguardano in qualche modo il patto sociale, partendo da quelle più palesi, cioè quale regolamento utilizzare, quale tono dare alla storia, quali argomenti trattare, quali personaggi giocare. Queste sono le cose più ovvie che in realtà in un modo o nell'altro vengono quasi sempre discusse, ma anche elementi che non sempre vengono percepiti come rilevanti o come parte della sessione, nonostante lo siano, come per esempio quanto dura una sessione di gioco, dove si svolge la sessione di gioco, cosa è lecito o non è lecito fare durante lo svolgimento della sessione di gioco. In realtà molto di tutto questo lo abbiamo già visto nel video sulla sessione zero che vi lascio qui sopra. Non starò a ripetere quello, questa settimana invece facciamo un discorso più serio, andiamo a concentrarsi sugli aspetti formali del patto sociale, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra i componenti del tavolo. Probabilmente la questione più importante su cui bisogna prendere accordi è quale sarà la relazione che lega i giocatori al regolamento. E in questo momento metà di voi ha pensato, ovvio, il regolamento è solo una traccia, ma poi le regole si decidono al tavolo per far divertire tutti, e l'altra metà ha pensato, ovvio, il regolamento va seguito nella sua interezza nella maniera più precisa possibile. Questo è il motivo per cui deve essere stabilito chiaramente all'inizio quale sarà l'atteggiamento del party in questa materia. La posizione ufficiale del gruppo a riguardo deve essere univoca, non ci può essere gente che vuole l'attinenza pedissequa alle regole e gente che ma sì, tiriamo i dadi e poi vediamo cosa succede. Oltre a questo bisogna anche stabilire qual è la conoscenza prevista delle regole al di là di quanto stretta è la sua applicazione. Le regole si imparano tutti assieme giocando man mano che succedono le cose
ognuno è tenuto a prendersi il regolamento e leggerselo ognuno per sé e magari anche studiarlo a memoria in casi più estremi? Cosa succede quando una regola è scritta in maniera ambigua o ci sono più possibili interpretazioni? Chi decide quella corretta? C'è qualcuno preposto a insegnare le regole o a controllare che gli altri non sbaglino quando le enunciano? Molti gruppi di default prevedono che tutto questo sia una responsabilità del master, ma non necessariamente è così. Anzi, un altro argomento di cui bisogna discutere e prendere accordi è quale sarà il rapporto tra il master e il regolamento, o meglio, quale sarà l'autorità del master sul regolamento e del regolamento sul master nel caso il gioco lo preveda? In alcuni casi vale la regola zero assoluta, cioè il master può cambiare tutto quello che vuole a sua discrezione senza né ricevere consigli né dare preavvisi, perché si dà per scontato che il master è quello che ha le maggiori competenze e ha una visione d'insieme più chiara sulla situazione, quindi l'unica parere autorevole in merito è il suo e quindi deve essere lasciato libero di fare tutto quello che vuole perché questo è il modo più semplice per garantire che tutto funzioni bene. Normalmente questo stile di gioco si chiama System Zero, appunto perché è fortemente legato all'applicazione della regola zero. Molti altri tavoli però non si sentono a loro agio o semplicemente non vogliono dare questa autorità assoluta al master. Da una parte perché parlando dal master, il master ha molte cose, molte responsabilità di cui deve occuparsi. Fare da game designer non dovrebbe essere una di queste. Io pago il regolamento perché funzioni, non pago il regolamento perché riscrivermelo se non me lo scrivo da solo. Ma è perfettamente logico il discorso e fanno molti gruppi che preferiscono avere magari regole o situazioni peggiori ma discusse in maniera democratica che avere regole e situazioni ottime ma imposte dall'alto all'autorità assoluta. Il master dovrebbe avvisare i giocatori o i giocatori chiedere al master qual è la sua posizione anche riguardo al resto del tavolo. Il master può essere un arbitro puramente neutrale che si limita a fare da interfaccia tra i giocatori e il mondo fittizio in cui avvengono le loro avventure, ma potrebbe essere anche un elemento più attivo nel gioco, potrebbe effettivamente influenzare le cose a favore dei giocatori, potrebbe parteggiare palesemente per il party. Molti gruppi preferiscono quest'altro stile di masteraggio. Alcuni gruppi danno proprio per scontato che se stanno sbagliando a fare qualcosa sia il master ad avvertirli e che il master gli indichi chiaramente qual è il prossimo passaggio di una quest. Ma ce ne sono anche altri che non vogliono assolutamente nessuna interferenza da parte del master e francamente preferiscono che la quest si concluda nel nulla perché loro hanno sbagliato qualcosa, piuttosto che la storia vada avanti, ma non grazie ai loro sforzi. Il tavolo però non è fatto da sole due entità, un master e un party. Il master è uno dei giocatori al tavolo e bisogna stabilire anche quali sono le relazioni tra i singoli giocatori che sono presenti alla sessione. Ovviamente non sono soltanto relazioni tra master e resto del tavolo a essere importante, anche le relazioni tra ogni singolo componente del tavolo sono di fondamentale importanza e bisogna stabilire che cosa è lecito o non è lecito che i giocatori possano fare. Per alcuni gruppi il party è un'unica entità e quindi per quanto ognuno di loro abbia il proprio personaggio, questi personaggi vengono mossi collettivamente. È perfettamente lecito che un giocatore possa chiedere o proprio dichiarare azioni per il personaggio di un altro giocatore e che anche quando il personaggio di un giocatore non è in scena, quel giocatore continua a essere una parte attiva del gioco e partecipa alle discussioni con gli altri. Per altri gruppi invece vale esattamente l'opposto. Ogni giocatore si occupa solo e esclusivamente del suo personaggio, non c'è alcun tipo di relazione tra un giocatore e l'altro. Fondamentalmente è come se giocassero quattro quest da un solo giocatore
tutti e quattro contemporaneamente con lo stesso master, arrivando anche ad estremi come che se un personaggio non è presente nella scena, il giocatore viene allontanato dalla stanza in modo che non senta quello che succede agli altri. Adesso so che molti di voi stanno pensando: ah sì, ma è normale che il master chiama da una parte un giocatore se deve dirgli qualcosa in segreto, però riflettete anche sul fatto che voi state raccontando una storia e la storia è una sola. Se fosse un film, anche se uno dei personaggi fosse separato dagli altri, probabilmente a voi come spettatori la scena di quello che succede ve la farebbero vedere. Quindi perché in un gioco il ruolo dovrebbe essere diverso? So che ormai ho già parlato tantissimo, ma sempre nell'ambito di relazioni tra giocatori, non dimentichiamoci che a un tavolo da gioco ci sono relazioni tra giocatori anche che non riguardano esplicitamente il gioco di ruolo. Magari molti di voi sono abituati a giocare da anni con lo stesso gruppo di amici d'infanzia, quindi l'ambiente è assolutamente informale, ma questo non è lo standard. Ci sono gruppi che sono fatti da perfetti estranei che si trovano semplicemente perché sono interessati allo stesso gioco e che magari non hanno neanche intenzione di stringere rapporti così solidi e duratori con gli altri giocatori. Quale siano i comportamenti accettabili, quale sia il grado di confidenza che la gente deve tenere l'una con l'altra, è qualcosa che dovrebbe essere esplicitato prima che si vengano a creare problemi di rapporto. E ovviamente diciamo che in questa categoria ricadono anche tutte quelle meccaniche di sicurezza, idiosincrasie o cose che uno specifico giocatore potrebbe non volere assolutamente che appaiano in quest perché gli causano dei fastidi personali, perché lo annoiano o quello che è. Comunque discutere anche su quello che non si vuole vedere in partita. Stabilire chiaramente queste relazioni è di importanza fondamentale per evitare le frizioni tra i membri del party. Questa è una cosa che deve essere sottolineata nella maniera più veemente possibile. Io non vi dirò cosa dovete fare, quale scelta sia migliore, proprio perché non esiste un'opzione intrinsecamente migliore o peggiore. Io ho visto gruppi avere dei patti sociali con cui io personalmente non sarei durato 5 minuti e ho anche avuto giocatori che si sono inseriti in miei gruppi per poi andarsene poco dopo perché non riuscivano assolutamente a tollerare il tipo di gioco che io e gli restanti membri del gruppo portavamo avanti da anni. Ma è proprio per questi motivi che il patto sociale è di così fondamentale importanza. Una volta che è chiaro a tutti quali sono le regole del gioco, è immediatamente chiaro anche se quella è un'esperienza che una persona è interessata a fare o meno. E a quel punto ognuno è libero di valutare in base alle proprie preferenze personali. In questo modo vanno a essere evitati tutti quei contrasti sociali tra i membri del gruppo che poi sono il motivo per cui alla fine molti gruppi si sfasciano in preda a litigi interni e recriminazioni. L'esempio classico è quello dei due giocatori al tavolo in cui uno è lì per ridere, stare in compagnia con gli amici mentre passa il tempo dicendo cose stupide e l'altro è interessato a un profondo approfondimento psicologico dei personaggi in un contesto estremamente serioso. Per quanto stiano allo stesso tavolo, con le stesse regole, lo stesso master, in realtà non stanno giocando allo stesso gioco e tutto quello che sarà utile per il gioco di uno in realtà sarà deleterio per il gioco dell'altro. È impossibile che queste due persone riescano a giocare con reciproca soddisfazione allo stesso tavolo contemporaneamente, nonostante nessuno di loro stia facendo qualcosa di intrinsecamente giusto o sbagliato. Hanno semplicemente preferenze diverse. Ovviamente se voi siete il master
assicurarsi che il patto sociale non solo venga stabilito, ma venga anche rispettato, è una di quelle cose che ricade nelle vostre responsabilità. Salvo accordi precedenti, come abbiamo appena detto, il gruppo potrebbe stabilire che qualcun altro occuparsi di questa cosa. Che il patto sociale però esista e che tutti quelli al tavolo ne siano coscienti è qualcosa che deve essere fatto. Questa fondamentalmente è la differenza che c'è tra quei gruppi che continuano a giocare insieme per anni divertendosi e quei gruppi che dopo pochi mesi esplodono. Perché oramai tutti odiano tutti gli altri. Comunque, mi sa che per questa settimana ho anche parlato fin troppo, quindi oramai il concetto è chiaro, la chiudiamo qui. Dalla prossima settimana probabilmente iniziamo con il sandbox, che sarà il grande argomento della seconda parte di questa stagione e che ci porteremo avanti probabilmente per mesi, se non fino a quest'estate. Per questo video invece è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche. In descrizione trovate i link al server Discord e al gruppo di Telegram del Master Kai se volete restare in contatto con la community. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.